Ciao amici di YouTube, qui con voi Shale Boom 6 e oggi siamo con un nuovo video. Oggi ragazzi, come vedete, sono in compagnia di mio fratello per l'ennesima volta. Ciao. E comunque oggi ragazzi, come vi ho detto il titolo, reagirò ai musicali di musicali, come cazzo si dice, vabbè, di mio fratello. Allora, lui si è fissato con sta moda, cioè doveva fare i musicali. E me l'ha detto: Enzo, voglio fare i musicali. Enzo, voglio fare i musicali. Enzo, voglio fare. C'è rotto. Gli ho scaricato i musicali. Gli ho fatto fare quello che voleva. E ho detto: prima, perché non facciamo un bel video dove io registro i tuoi musicali? E così faremo oggi. Quanti musicali hai fatto? 5 musicali, li andremo a reagire tutti. Ovviamente è un account creato così a caso perché non ha ancora il telefono. Quando avrà il telefono poi magari lo andate a seguire su musicali. Vi invito subito a lasciare un bel mi piace. Quanti mi piace? 300. Beh, 300 sono secondo me. 550. 500, sì, 550 è già meglio, andiamo bene, già ragioniamo. Allora facciamo 551. 551 mi piace, vi porto altri video reaction con mio fratello, mi raccomando. Condividete tutti il video e iscrivetevi al canale. Allora, io direi di non perderci in chiacchiere e di reagire subito ai musicali. Allora, voglio domandarti cosa pensi di questa applicazione musicali. Che tipo di musicali ti piace fare? Quello là di Gali. Però non lo devi spiegare a me, lo devi spiegare a loro perché a me non mi frega un cazzo. Okay. Quello di Gali. Quello di Gali. Quello di Sfera. Di Sfera. E poi altri che non li conosco. Ti piace questa applicazione, sì, questa sì. Cosa? Sì, abbastanza carina. È un po' difficile carico. Da fare musicali. A me fa un po' cagare, però sei libero di fare quello che vuoi. Però oggi andremo a reagire perché alcuni musicali mi piacciono, alcuni no, quindi come ci Instagram. Sta. Sì, anche poi, se poi preferisco Instagram, andate a seguire su Instagram, lasciate un trattino basso zei, andate a seguire tutti. Raccomando. Direi di non perderci in chiacchiere. Abbiamo spiegato un po' cosa ne pensi di questi musicali. Noi qui abbiamo 5 musicali. Quale, cioè, quale mi consigli di iniziare? Da dove devo iniziare? Secondo questo. Te? Allora, abbiamo questo primo musicali di mio fratello. E vai, andiamo a mio 3. 3. Aspetta, non è partito l'audio. Non ti, no, no, perché. Sto schifo, vero questo. No, raga, ieri l'ho fatto, non sapevo nemmeno dire le parole. Questa è una bellissima canzone di Lazza. Però io l'ho nominata. Allora, dici il voto. No, non voglio darti un voto. No, no, devi darmi. Hai fatto una cagata dei musicali. Questa sì è una cagata. Vabbè, il primo però che per fatto. Iniziare il primo musical.y Dai, diciamo che ci posa. Anche se non sapevi le parole della canzone. Era Lario di Lazza. No, questa però parte non la sapevo proprio. E quindi, vabbè. Volevo fare Lario. Vai, bravo. Però diciamo che ci posa. Vabbè, vabbè. Quindi questo primo musical.y diciamo che non è andato tanto bene. Però dai, vabbè, vabbè. 5. Dai, un 5, dai, dai. Vediamo questo. Questo dove. Sta in pigiama. È l'unico modo che potevo stare. Vabbè, sta in pigiama, vediamo. Questa è carità. Cioè che la sto. Ah, l'ho sbagliato. Ma posso fare questo modo questo? Perché è bellissimo, guarda, all'inizio, molto bello. Oh, quando vieni con me a casa, shakerà. Oh, allora, qui, fino a qui ci siamo. No, shakerà. 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 Lo devo tagliare sta parte. Non si è capito niente. Questo già ti voglio dare, anzi, ti voglio premiare. Io intanto là sto perdendo Pia Medeo. Saluto Pia Medeo. Intanto stai morendo. E comunque, te voglio dare un 7. Un 7 te voglio dare. Perché sei forte. Sei ripreso? Te voglio dare un 7 perché la canzone mi piace. Cara Italia di Gali. L'hai fatto bene e hai sbagliato il finale. 30 ti davo 8, 8 e mezzo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'è sta. Questo è il tuo secondo musical.y. Io direi di andare subito al terzo musical.y. Credo che l'hai registrato nello stesso momento. Perché stai sì, col dopo, pigiama, dopo, stesso ciuffo. Dopo, quindi dopo, vabbè, dopo, ci sta. Oggi, stasera hai registrato. Ah, sei grande, ti stimo. Comunque, andiamo con questo terzo musical.y. Il secondo, dai, ci poteva stare. Era carino. Con le altre faccio lo stupido.
sbagliato. È finito così. La canzone era Cupido di Sfera Ebbasta. Sbagliato. Andiamo ad analizzare questo musical. Ho sbagliato, guarda. Qua ho sbagliato un po'. Ho sbagliato, che ho fatto? Questo lo cancello e lo faccio di nuovo. Vabbè. Diciamo che ci poteva stare. Allora, questo se lo fai, secondo me se lo facevi bene, questo spaccava tutto. Ma l'ho fatto bene, solo una cosa. Hai sbagliato un po' le cose. Però ti consiglio una cosa, secondo me i musical devi farle dietro con una parete bianca. Oppure di un unico colore. E c'è una parete. Che cazzo ne so, sto dicendo. Pure qua nel corridoio. Ma poi cartello quello che cazzo vuoi. E poi no, non in pigiama. Perché in pigiama c'è lo scombattore. Non ti sembra che un pigiama, vabbè, dai. Un ciuffo alto come minimo 7 metri. Vabbè. Direi di andare a reggire. Il quarto musical. Dove cazzo l'hai fatto? Dove stai? Nello scantinato. Vabbè. Andiamo a reagire questo a questo quarto musical lì. E tu non devi mollare. Abbiamo sogno nel cuore. No, no, reagite ai musical lì. Questo ci sta. E tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna campione. E non continua. Vabbè, l'ultimo. Comunque questo te do 10. Forza se! Napoli. Forza se, Napoli. Questo l'ho fatto se. Ma questo è fatto bastardo. Comunque, no, perché mi piace il Napoli. Comunque ti do 10. Forza Napoli sempre. Seguitemi anche nei commenti dopo partita. Quindi questo era molto molto carino, devo dire la verità. Poi c'è sta questo che è l'ultimo. Col pigiama. Questo ci sta sempre col pigiama nella stanzetta qui dove stiamo, dove ci siamo ricati per registrare questo video meraviglioso. Meraviglioso. Guardate che olive grandi. Meravigliose. Queste sono grandi. Questa oliva è molto più gustiosa. Eccezionali. Questa oliva è molto più gustiosa. Andiamo a reagire a questo ultimo musical. Vediamo un po'. Ma schifo, vero? Ma questo è quello dai cazzo c'è Luca. Fresco! Dove vai? A fatti cazzi. Oh, ma fa culo. Comunque questo mi è piaciuto tanto perché sta in pigiama, ma pare Edoardo De Filippo su già. Però, ma adesso con i calzini scalzi. I calzini scalzi, non si capisce un cazzo. Allora, devo vomitare. Comunque, considerazioni finali. Alcuni mi sono piaciuti. Quindi altri, seguimi. Altri no. Seguimi. Ti andrò a seguire, va bene. Comunque, alcuni mi sono piaciuti, altri no. E vabbè, no, vabbè, dai, all'inizio ci sta, devi sicuramente migliorare. E ognuno migliora. Cioè, magari nei commenti date. Magari nei commenti qualche consiglio. Bravi, se voi fate musical o seguite musical e siete esperti. Musical, non musical. Ma fa cagare tu, sta applicazione del cazzo. Comunque raga, lasciate un bel like, il video può finire qua, mi raccomando, 551 mi piace, ci tengo, perché se arriviamo a 550 mi piace, non va bene. 551, mangeremo sì. Una capricciosa, con le olive grandi. Sì. Condividete il video, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, lasciate un trattino basso, Zay, mi raccomando, niente, il video può finire qua, niente. Se lasciate like ci saranno altre reaction, Quindi ci vediamo giovedì alle 3 sul canale con un videogioco. Bella!